Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi siamo ancora in pochi, siamo. Però, comunque, dai, facciamo White List Impero, che oggi, dato che piace a tutti, fare la White List in live. Facciamo queste White List in live. Le White List in live, perfetto, perfetto. Ok. Adesso smuto A e smuto A come Sina. Ho smutato il gioco. Perfetto, ho smutato il desktop ora. Mi si sente? Mi si sente? Oh sì, mi si sente. Ieri che giorno era? Era il 15. Ieri ho fatto la live, sì, certo, ieri si c'era. Sì, ieri con 3 ore e 7 di live l'ho fatto. Perfetto. Dove siamo? Mi sono spostato in whitelist 5, siamo spostati, vabbè. Va bene, va bene. Perfetto. Andre, ma perché mi hai abbandonato, Andre? Vieni, torna qui, Andre. Chi ha detto bella fra? Ciao, Raptor. Ok, dai ragazzi, iniziamo a fare una whitelist. Manu, ci sei tu? Sì, ci sono, ci sono. Sì. Ah, ho attaccato il microfono così, però ci sei, perfetto. Chi io? Sì. Ops. Comunque, mo vado. Mo vedo soltanto ieri, devo sistemare un po' di. Cos'è A? Vabbè, va bene, Cos'ha, eh? vai. Cos'è A? Mi passa il regolamento, vado. Vedo se oggi passo UL. Bene, bene, bene. Sicuramente io sono un cretino e sto live senza aver preso la bottiglia, avrò sete, dovrò andare a prenderla però adesso. Questo è andato 24 ore il 3 dell'8, ok. Poi abbiamo Pippoots. Questo è stato rimandato. Di 4 ore legge il regolamento, oggi è le 11, 12, 13, 14, 15 e 03, perfetto, passato il tempo. Questo qua invece deve. Questo è rimandato, deve ampliare il background alle 14:50. Ah boh, ci spostiamo Pippoots, che l'ha fatto Manu, la whitelist. No, se lo sono già rubati, mi sa. Vabbè, andiamo a whitelist, che c'è posto. Perfetto. Spostiamoci Terekega qua, che è stato rimandato. Tempo fa per tutto il regolamento. Perfetto. Ciao. Sono in live, è un problema. Quindi possiamo fare la whitelist in live. Perfetto, ok. Mi raccomando di utilizzare parole consone alle politiche di Twitch. Sì, tranquillo. Perfetto. Ok, allora, il video che si è rimandato qua per 24 ore per il regolamento, giusto? Sì. Ok, e mi sai dire cosa vi ho sbagliato all'incirca? Ah, avevo sbagliato che non mi era venuto un esempio di failure. Ciao, Rosinseva. Ok, vabbè, poi adesso voglio vedere un po' tutto, rivedremo.
Ok, allora, partiamo insomma, tutto mi parli un po' del tuo background e vediamo un po' cosa mi sei chiesto sul tuo background, così capisco un po' cosa vuoi fare. Sì, allora, principalmente vorrei fare RP criminale. Se ti leggo il background. Sì, leggi, parlamene un po' in 15 secondi, 20, ecco. Ah, ok, allora. C'è Alex, che è il nome del PG, che è nato a Roma, che è da una famiglia povera e da piccolo in uno scontro a fuoco perde i genitori. E lui vuole sempre, possiamo dire, trovare un riscontro per la morte dei genitori e quindi viene affidato ai nonni. I nonni lo aiutano. E riuscendo un po' a, posso dire, guarirlo da questa enorme sofferenza, e lo portarono anche da uno psicologo, che però che non risolse niente. Poi trovò un appoggio tramite suo fratello maggiore, e quindi iniziò ad entrare in giri loschi. Ok, che ne vuoi fare qui? Ne serve quindi criminale, detto, giusto? Criminale, sì. Ok, perfetto. E ciao Wolf! Bene, allora, iniziamo con la definizione di No Fear. No fear sarebbe non avere paura. Non simulare la paura quando cresce da simularla. E mi fai 5 esempi di No Fear? Allora, 5 esempi di no fear. Primo esempio, essere puntati con una pistola e non eseguire quello che ti dice chi ti sta puntando. Ad esempio, ti dice dammi, non so, tutti i soldi e tu non lo fai. Un altro esempio è camminare su un cornicione di un grattacielo senza avere paura di Grazie per caderci il di sotto. follow, Raff1203. Benvenuto sul canale. Un altro esempio di no fear è andare, ad esempio, in contromano con la moto ad alte velocità. Un altro esempio di no fear, possiamo come entrare nella stazione di polizia così a caso senza un valido motivo, perché essendo area militare dovresti avere paura. Un altro esempio di no fear. Un altro esempio di no fear è stare ad esempio in autostrada oppure in autostrada con le macchine che passano ad alte velocità oppure che ne so, c'è una sparatoria, un tot civico. E tu continui a passare davanti senza avere paura degli spari. Ok. E adesso fammi un esempio di No Fear in cui il tuo personaggio si trova completamente da solo, quindi che non è influenzato da qualcun altro. Mi toglie la curiosità, Allora, un i numeri che esempio scrivi di serve No a tenere Fear in conto cui il delle mio personaggio si domande. trova No, solo può ragazzi, i numeri essere, ad sono. Mi muto e mi esempio, smuto col tastiere camminare sul numerico. cornicione di un grattacielo da Gaspare solo e non Folio, avere Lutz, paura FPS1, benvenuto sul di canale. cadere di sotto, oppure correre Ok, sul perfetto. cornicione senza avere paura di Definizione cadere. di Power Game. Power game sarebbero quelle azioni che abusano le meccaniche del gioco, ad esempio prendere una rampa con la macchina e volare e ricominciare subito a e ripartire subito con la macchina, o ad esempio andare addosso a un albero, non fermarsi e non simulare il dolore della botta al Ok, mi personaggio. fai degli esempi, altri 3 esempi di Power Game? Power game. Allora, sbattere contro un albero, prendere una rampa con un veicolo. Oppure anche impennare con la moto per andare più veloce. Diciamo, impennare con la moto più veloce può essere un Power Game, magari più che altro se è persistente.
Perché se Sì, impegni vabbè, la ad moto inizialmente esempio. non è un power Sì, game. però chi lo usa, che ne so, ad esempio in autostrada partendo Sì, dal se la... centro, centro città Esatto, se fino al tuo l'azione stand di senza impennare, se impennare. l'azione di impennare è persistente, quando continui a impennare in continuazione, allora sì. E Sì, intendevo invece, quello. altri tipi di no fear, quali potrebbero essere? Sì, di power game, quali potrebbero essere? Senza veicoli o senza dolore del personaggio, quali altri esempi possono essere ora questi? Fammi tre esempi senza personaggio, diciamo senza dolore del personaggio e senza veicoli. Ok, allora, senza veicoli. So, essere messo sotto da una macchina e rialzarsi subito e Senza correre. dolore del personaggio o senza Ah. veicoli, ho detto, senza veicoli. Senza dolore. Quindi senza veicolo, senza subire dolore. Esatto. Ah, ok. Portare ad esempio, che ne so, 200 pietre addosso senza avere una sacca. Oppure portare Ok. anche delle armi, dei fucili senza avere uno zaino oppure qualcosa dove metterlo. Giusto. Oppure portare uno in braccio mentre si corre. Giusto anche questo, sì. Poi quanti so, quindi tre. Giusto, giusto, adesso basta. Parliamo del metagame, la definizione di metagame. Allora, la definizione di metagame è utilizzare informazioni ottenute fuori RP in RP. Ok, il metagame IC che cos'è? Metagame IC è metagame interno, ad esempio riconoscere una persona mascherata dalla voce, oppure leggere nella chat OC, ad esempio, che una persona si trova al tot civico e andare lì. Lo stream sniping, che cos'è? Allora, stream sniping sarebbe quando guardi uno streamer mentre è in gioco e anche tu sei in gioco. Ok. Ma lo stream sniping è una sottocategoria del metagame o è il metagame una sottocategoria dello stream sniping? Allora, lo stream sniping è la sottocategoria del metagame. Ok. Secondo, ok, perfetto. Ok, riguardo le azioni free room, cosa mi sai dire? Allora, azioni free room sono azioni che non riguardano quindi i campi o le rapine. Ed hanno così, cioè non. Ok. Adesso faccio degli esempi di azioni free room? No, 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 non mi serve. Ok. Riguardo sempre azioni free room, quanti poliziotti possono esserci in azione? 12. No, sono 14 massimo poliziotti e 10 criminali. Ciao Acrelia, ciao Itznaio, Nai no. Si possono usare gli elicotteri nelle azioni free roam? I rigotteri in relazione free room? No, no. Sì, invece. Sei sicuro? Perché la risposta in realtà è sì. Posso usare l'elicottero per rapire una persona? Per avere una persona all'elicottero. Sì. Perché? Perché? Sì, perché sì. Perché
perché si può utilizzare. Perché si può rapire una persona con l'elicottero? Secondo te, perché si può rapire una persona con l'elicottero? Tutto bene, Acrelia? È giusto, Wolf, perché è un'azione free roam. Si può usare. Perché si può usare? Perché? Come mai? Secondo te, perché si può usare un elicottero un'azione, diciamo, per poter un'azione di rapimento, ecco, un rapimento. Non so, per far risalto all'azione, perché normalmente allora, vengono tramite tu hai veicoli. Detto, allora, e ti ho chiesto il motivo per cui puoi farlo, ok? Qual è? Perché è un'azione free room del rapimento. Capito? No. Perché i rapimenti fanno parte delle azioni free room. Sì. Ok, andiamo avanti. E quali sono le zone rosse? Allora, le zone rosse sono i campi di raccolta della droga e... Di raccolta, giusto? Sì, sì. Di raccolta e processo. E la vendita invece? Della droga. Della? La vendita anche? La vendita... No, perché la vendita può avvenire in qualsiasi punto della mappa. Ok, giusto, bravo. E le zone rosse ci sono svariate regole, delle regole, no? Delle svariate regole diverse magari delle azioni free room. Quali sono? Sì. Allora, nelle zone rosse... si può ingaggiare a vista, però si dire, è consigliato prima sempre fare un approccio parlato. L'ingaggio... Tutti possono sparare a vista nelle zone rosse? Tutti possono sparare... La mia domanda, tutti possono sparare a vista nelle zone rosse oppure no? It's Nino, grazie per il follow. Comunque, amico Chips, grazie per il follow. In tutte le zone rosse si può sparare a vista. Sì. Quindi anche la polizia stai dicendo che può sparare a vista. Ah, ma tu intendevi... Ah, no, la polizia non può sparare per prima. Solo i criminali possono sparare per prima a vista. E la polizia non può. E perché secondo te? Perché non ha senso che la polizia spari ai criminali. Perché il loro intento è arrestarli e scoprire delle informazioni di dove, ne so, hanno preso le pistole e che campo si tratta in quello in cui si trovano. Cioè non ha senso che la polizia spari per prima. Quindi? A mia domanda, tutti possono sparare a vista, qual è la risposta? No. Siamo arrivati. Vabbè, l'avevo spiegato, c'era... Sì, però dopo che te l'ha detto lui. Andiamo avanti ora. Quali sono questi punti droga, le zone di droga? Tipi di droga ci stanno nel server, ecco. Allora, i tipi di droga c'è la marijuana popolare, la marijuana normale, e poi la metanfetamina, l'oppio e la cocaina. E anche il crack. Ah, e anche il crack, sì, è vero. Quello è stato aggiunto dopo, sì. Esatto. Quindi quanti sono in totale? 6. 6. Giusto. E in quale di questi si possono utilizzare le armi automatiche? Allora... Nella marijuana popolare no. Nella marijuana normale no. Nella metanfetamina si possono usare. Vabbè, dove si possono utilizzare? Ecco, dove? Allora, nella metanfetamina, il processo dell'oppio e la cocaina. Ok. E dove si possono usare i caschi invece? Allora, i caschi si possono... I caschi non si possono utilizzare in nessun punto di raccolta.
In realtà sì, negli stessi punti in cui si possono utilizzare, diciamo, negli Ah, stessi posti in cui si possono dare le le armi automatiche, si possono anche usare i caschi. SMG. Ciao. 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 Perfetto. Come sta E andando la whitelist? sta andando bene, sta andando bene. Ma scusa, ma è ninja o è No, è strong? strong. Secondo te? È strong. È Strong. certo. Bravo, bravo. Ma sei il nuovo founder di Impero? Io sono il founder dell'impero. Ah, perfetto. Perfetto. Ok. E andiamo avanti. Sei arrivato quindi. Ok, perfetto. Andiamo avanti ora. Zone e arancioni, quali sono? Le Così zone push tutto arancioni strong. sono le zone semi-safe, semi-safe. Ad esempio la stazione di polizia che No, tramite no, ticket. no, no, no. Le zone arancioni sono quelle zone assegnate dal cartello alle varie fazioni criminali del server che devono essere difese dalle stesse, Ah, ok. diciamo, essendo il loro territorio. Giusto. Ecco, e, come sono determinate le fazioni criminali? Cioè, in che gruppi sono divise le fazioni criminali del server? Mafia, clan e gang. Ok. E le zone safe quali sono? Allora, le zone safe sono l'ospedale, il negozio di tatuaggi, quello delle maschere, il parrucchiere e il negozio di vestiti e anche la chiesa. Ok. E non ne ho idea, Luigi. La centrale è una zona safe? La centrale è una zona In che semi-safe. significa? Semi-safe, vuol dire che tramite ticket o su richiesta di admin si può, attaccare. Ok. Quindi ci vuole il ticket per saltare la centrale di polizia? No. Sì. Per saltare i locali? Sei troppo indeciso. Allora, per i locali, No. sì, bisogna aprire il ticket. Per rapire un poliziotto? Per aprire un poliziotto no. Invece sì. Il poliziotto si può lootare? No, il poliziotto non si può lootare. Si possono spostare i corpi in azione? Durante l'azione no, do solo finita l'azione. No, in realtà durante l'azione si possono spostare i corpi perché... Beh, dipende sempre dalla circostanza dell'azione. Si possono spostare i corpi? Sì, perché se vuoi disingaggiare, puoi disingaggiare con i corpi, con i vari corpi del tuo confazionato, Sì, in caso di disingaggio, sì. ecco. T'ho detto, vediamo, vediamo. Lo so, ma anche comunque durante l'azione, se vuoi spostarti i corpi pian piano per Sì. poi disingaggiare, puoi, puoi. Messina, accettami la richiesta di amicizia in privato, perché non ti posso scrivere. Sì. Quoto. Ok, perfetto. E ti mutiamo un attimo. Va bene. Perfetto, Da allora. rimandare, troppo indeciso e non conosce bene la maggior parte delle regole importanti. Cioè. Quindi, secondo, Gli ok. mandiamo 24 ore. Assolutamente sì. Perfetto. Allora, Lo smuto. Scrivi rimandato. tu. Ok, 3 Kega. Guarda, non è passata la whitelist. No. Purtroppo sei troppo indeciso, hai troppo, cioè, sei troppo indeciso. E devi ripassare bene il regolamento e tutto, quindi ripassa il regolamento e torna più deciso, preparato. Vabbè. Vedete che così tante volte l'ho fatta e
arrivo più ansioso che per farla, perché so che tanto vengo rimandato. Ma se tu già parti così significa che proprio... lo so. Non va bene così, devi essere un po' più deciso, pure quando ti viene fatta una domanda devi stare tranquilla, come rispondi rispondi, o la va o la spacca. Va bene, allora, buona giornata. Buona, sì, buona giornata. Va bene, ciao. Ciao. Eh sì, è stato bene, era iniziato, però poi dopo è caduto. Non è riuscito più a recuperare. Grazie per il follow, Giuseppe Moni 23. Benvenuto sul canale. Ci sta una sola persona. Ciao Black. Ci sta una persona in attesa, lo spostiamo. Ciao. Ciao, mi senti? Marco? Mi senti? Ok, sono in live. Un problema se facciamo la whitelist in live? Ok, mi raccomando, tenere... sono parole consone nelle politiche di Twitch. A posto. Grazie per follow, Alex Pitti. Oh Alex, vieni a parlare whitelist con me. Vieni Alex, come vecchi tempi. Calala 949, benvenuto, grazie per il follow. Ok, iniziamo. Più un mese. Però qua che sono rimandato per 14 giorni da dall'altro staffer. Esperienza RP ero rimandato. Sì, lo so che non si sente, l'ho smutato ora. Dimmi Black, dimmi. Ok, iniziamo a fare qualche domanda. Definizione di VDM e RDM. Allora, RDM... Come non stai a casa, Alex? Con l'intenzione di ucciderla. E invece VDM è investire una persona con l'intenzione di ucciderla sempre. Ok. E definizione di metagame? Metagame, allora, per esempio se mi rapiscono... Stai d'accordo della polizia, Black? Non lo so, mi rapiscono e mi portano in un posto isolato e io do le informazioni... fuori dall'RP, per esempio su Discord, gli mando la mia posizione su Discord. Ok. E quindi la definizione qual è? Grazie per il follow, Matto 95X, benvenuto. Ok, il metagame IC che cos'è? Il C. Metagame IC che cos'è? Metagame IC è... Ciao Matto, buon pomeriggio. Okay. Metagame IC è praticamente il metagame in RP, ovvero quando compi il metagame utilizzando le tue informazioni, le tue conoscenze OC, le utilizzi in IC. Per esempio riconosci persone delle voci mascherate, perché riconosci la voce OC o cose del genere. Sì. Andiamo avanti. Definizione di power game. Power game, allora. Per esempio power game sono... sono azioni che abusano di meccaniche di gioco. Per esempio, faccio qualche esempio. Sì. Parlare con la radio in acqua, correre in braccio con una persona, abusare della terza persona. E poi pure, per esempio, dato che la regola è portare due bottigliette d'acqua e due di cibo, se, per esempio se ne porto 3-3 è già power game. Ok. E definizione di no fear. Allora, per esempio, no fear, se mi puntano definizione. Una pistola... Un esempio. Sono azioni forzate. Non ho capito. In che senso? Allora, il no fear è per esempio... Cioè, quando... La definizione non l'ho capito. No fear è quando non simulo di aver paura. Di non aver paura. Ok, definizione... Devo finire non simulare la paura in situazioni in cui di pericolo in cui dovessi simularla, ok? E sì, fammi 5 esempi. Per esempio se mi puntano una pistola,
E io per esempio mi metto a ridere, faccio, non imito la paura, non simulo la paura. E poi, per esempio, se io sto camminando, sono con un'auto, con un veicolo, e sto camminando in contromano a 200 km orari e non ho paura delle persone, delle altre auto che mi vengono incontro, cioè non simulo la paura. Poi, per esempio, se mi rapiscono un gruppo di persone e non ascolto le loro indicazioni. E... dopo c'è pure il no fear estremo. Va bene, andiamo avanti. Cosa sono le azioni free room? Le azioni free room? Che cosa sono le azioni free room? Le azioni free room sono tutte quelle azioni del server che avvengono nel server che in cui bisogna, diciamo, che non sono campi droga o in altri posti o rapine. Le azioni free room si possono usare solo pistole senza caschi, possono esserci massimo 14 poliziotti, minimo 10 criminali, massimo 10 criminali. Sì. Ok. E cosa sono le zone rosse? Le zone rosse sono zone di raccolta. Corretto. Per la raccolta sono obbligate a usare dei veicoli, per esempio i furgoni, pick up e camion, non SUV. Ok, ma quindi zona di raccolta solo e basta? Vabbè, sì, perché dopo nelle zone di... nelle zone rosse... no, anche zona di processo. Dove, perché nelle zone di processo si raccoglie... No, anche nelle zone di processo, non solo raccolta, come hai detto tu. Sì. Grazie per il follow, Cristia Cri. Benvenuto sul canale. Perché dopo c'è... nelle zone di dove si raccoglie la marijuana. Ciao, Igen. Dani, qua ci stanno domande prima l'auto polizia, banca, eccetera. Adesso vediamo. Mambas J, benvenuto sul canale, grazie per il follow. Che devo dire? Esther Face, grazie, ciao, buongiorno. E il poliziotto si può lootare? No. Ma neanche sulle azioni, neanche sui campi droga? No, sono proprio indoccabile. Teo Q, grazie per il follow, benvenuto. E, che tipi di droga ci stanno nel server? C'è i cristalli, la metanfetamina, la cocaina e la marijuana. Ripeti quando? Ripeti, sì, cosa hai detto? I cristalli, la marijuana e la cocaina, hai detto. Allora, marijuana, cristalli, metanfetamina. E che stessa cosa, cocaina. Manca anche l'oppio, la crack e la marijuana popolare, ti mancano. Ah. In quale di questi, diciamo, si possono usare le armi automatiche? Dici, le armi automatiche? Nei cristalli solo SMG. No, io ho chiesto dove si possono utilizzare le armi automatiche. In generale? Mm-hmm. Nei campi allora, droga. Cioè, in che tipi di droga, in che punti di droga si possono usare? Dove si raccoglie i cristalli della metanfetamina, la cocaina. E basta, dopo va bene, la marijuana si usano le pistole. Dopo quindi in totale, quindi ripeti? Quindi, i cristalli, la metanfetamina e la cocaina. La cocaina solo carabine. Anche all'oppio? È all'oppio, sì. Pistole SMG. E i caschi invece dove? Eccetto, vecchi rettagli, tretto. I caschi... Si possono usare soltanto nelle rapine. No, anche ai punti droga, tipo gli stessi dove si usa, possono usare le armi automatiche. Sì. Per esempio questi che ho detto io, ma non si possono usare. E... i poliziotti si possono lootare? No, ho detto di no. E l'elicottero si può usare in azione free room? L'elicottero? Sì. No.
E invece sì, si possono usare in azione fiume gli elicotteri, certo. E durante un rapimento, posso usare Sì. Per l'elicottero per scappare col rapito? esempio, se a me se mi rapiscono. No, allora. Esatto, Wolf. Ti ho chiesto, l'elicottero lo posso usare per scappare con la persona che ho rapito? Cioè, se io voglio rapire una persona con l'elicottero, posso scappare con l'elicottero? Vabbè, se lui mi punta io non, cioè, non potrei fare Ti ho niente, quindi. chiesto, io, se voglio rapire una persona con un elicottero, lo posso fare? Sì o no? No. E invece sì, perché il rapimento è un'azione penum. Ma sì, rapisco una pistola. Ah, mocca. Vabbè, Marco, io ti fermo direttamente qua perché la whitelist non sta andando bene. Cioè, ti ho fatto qualche domanda, anche poche domande, ma purtroppo non ci siamo. Sei un po' dubbioso, un po' Hai tanto. molte insicurezze e poi ti è troppo insicuro e non rispondi bene alle domande, hai fatto molti errori. Quindi purtroppo ti devo rimandare 24 ore. Ok? Va bene. Buona giornata. Ciao. Ci vediamo domani. Ciao. 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 E niente, questo è passato. Se scusa l'ignoranza, ma cosa vuol dire voce bianca? Che è la voce, diciamo, ancora non sviluppata. Roven, quella fragola, vediamo un po'. Non ha compilato nulla, l'ho sposto. Ciao Roven. Ciao, e guarda, per poter fare la whitelist su Impero devi compilare modulo whitelist e background PG. Sono in live io. Sì. Ok, però purtroppo devi compilare il modulo whitelist e background. No, non l'hai fatto, ok? E per fortuna avevo mutato! Ma secondo te io, ma secondo te io smuto? Ma secondo te io smuto le whitelist alle persone. Smuto la live quando passano, secondo te? Lo sto scrivendo io, lo sto scrivendo io un attimo. Votata. Rimandato, non potrò più fare la whitelist perché avevi violato le tue linee di Twitch in whitelist. In whitelist. Real Messina. Ragazzi, mi ha detto una bellissima N-word, mi ha detto. Già. Per fortuna avevo la live mutata. Che peccato, che peccato. Che peccato. Sì, no, non l'hanno bannato. Adesso scrivi in chat staff di bannarlo. Grazie per il follow, Tony Montana 95, benvenuto. Poveraccio, queste persone, guarda, mi fanno tanto pena, guarda. Un attimo solo che avverto, un attimo strong, un attimo. E strong, eh? E tu, ti posso chiedere di una cosa, stai attento quando sposti le persone, tieni mutato, mi raccomando. Sì, per fortuna avevo la live mutata, per fortuna, perché quando sposto la gente prima mu tengo mutato. Quindi prima di spostare la gente, mu tieni mutato, parla un po', dialoga, prima di capire che se la persona è malintenzionata oppure no. A posto. A posto. A buono. Eh no, ti immagino per quello, io appunto ho tenuto mutato. Ciao. A posto, avvertito in strong. Vabbè, non ho parole. Eh sì, ragazzi, purtroppo. Grazie per il follow, il Tunisino TV, benvenuto.
Ma se anche come faccio come devo comportare? Tu segnalalo allo staff. Se becchi una persona con la voce bianca, cerca di prendergli l'ID o il nome e cognome e segnalalo allo staff. E poi ci pensa lo staff a valutare se bannarlo, cioè se togliergli la whitelist oppure no. Come mai in live? In che senso come mai in live? Aspetta che tolgo la... Ok, ora ho smutato la live, perfetto. Poveracce queste persone. Anto 72406, benvenuto, grazie per il follow. E anche a Pippoz, grazie per il follow. Comunque la gente per fare queste cose non intera fa, sì, vabbè. Mi ricordo di sto Feres, vabbè, sì. Vedete che quando dico io ragazzi muto la live, quando sposto questo perché non mi fido. Ma io infatti ti avevo scritto in privato apposta. Fuori di SJS, grazie per il follow. Io per quello ti ho detto muta, perché già si era capito che era. Sì, sì, ma certo. E anche a Dale Bank, grazie per il follow. Posso fare la WLV in Toretto, poi magari non te la tolgo se non la passi. Allora, vediamo un po'. Mettilo nei tensionati, questo qua va fuori anche tutto. Arcano Maximum, grazie per il follow, benvenuto. Chi c'è da mettere nei tensionati? Questo Raven qua che... Beh, già l'hanno bannato. Anche oh! Deve falsare oh, suo... Tony Montana, grazie! Grazie per la sub. Grazie per le sub. Era una sub? Sì, tre sub ha regalato, grazie mille. Grazie per il follow comunque anche a Deverxt14 e a User Cesar, grazie per il follow. Comunque grazie mille Tony Montana. Grazie mille. Grazie, grazie per le tre sub regalate. Grazie, un abbraccio. Grazie mille, veramente. Oh, Dani tra poco piange, è commosso. No, no, ragazzi, comunque, grazie, comunque, grazie. Grazie. Sto trollando. A posto. No, era giusto per smorzare un po' quel tizio che è entrato e ha... Sì, no, mamma mia, veramente. Posso venire a fare la wildlist? Spy, che vieni a fare la wildlist, vieni, vieni. Sei un malintenzionato? Sei un malintenzionato. Oramai tocca chiederlo. Ah, ti chiami pure Dani Montana. Ah. Bene, bene. Io ancora sono dentro il server. Tra poco muoio di fame. Vabbè, niente, ci fa. Ma se tipo hai 15-16 anni, ma si sta bene il regolamento. Se hai esperienza, siamo maturi. Si può fare la guardia del suo stesso. E i. Again, sinceramente dipende dalla voce, tutto dalla voce, cioè noi valutiamo in base alla voce, quindi se la voce ce l'hai buona, cioè sviluppata, un conto, se non ce l'hai sviluppata non possiamo, anche se sei l'idolo dell'RP, cioè non mi dispiace, no. Una volta mentre facevo una WL in live, uno dopo ha fatto una WL perfetta e gli ha sparato una N word in live. Questo, ragazzi, sono da bastardi, queste cose da bastardi, infami proprio. Ecco perché io non le porto mai in... Cioè, oggi ho detto quasi quasi porto le whitelist in live, poi ho detto no, lasciamo stare, evitiamo. Esatto. Cioè, oramai uno deve anche prevenirsi da sta gente che non ha una vita. Vabbè. Facciamo Sisto Ferris, che è l'unico rimasto. Che sicuramente non è malintenzionato in quanto cioè, ha già fatto provato la white se pare un po' di volte. Quindi ho dato il suo regolamento 13 dell'8, perfetto. Spostiamolo. Però muto sempre per sicurezza. Non si sa mai, magari la gente riparte il matto. Ciao Feres. Buon pomeriggio. Sono in live. Ti va di fare la white in live? È un problema. Perfetto, ok, mi raccomando. Vabbè, non penso, ecco, hai già provato a fare la wireless un po' di volte, non penso, ecco. User Cesar, no, non bisogna sapere il codice penale o procura. La settimana ho fatto bene rapire le droghe. Non lo so, Peoples, non lo so.
Ah, per le guardie di rubo Tony Montana devi chiedere a Ninja o al Founder. È lui che gestisce queste cose qua. Noi helper non possiamo. Perfetto, rieccomi. Bisogna pensare al peggio del canale. Acrelia, io non sono una pippa a fare le cose grafiche. Io non ho nessuno che sappia fare. Cioè, ho chiesto a un mio amico, ma non mi sta cagando per fare le cose grafiche, tipo le emote, quelle per le emote del canale, queste cose qua. Quindi devo aspettare che qualcuno mi caghi un attimo. C'è qualcuno che me riesca a fare. Vedrò. Perfetto, Feres, bene, iniziamo. Parlami velocemente del tuo background in 15-20 secondi. Buona famiglia e punta ad avere a fare il sogno americano, diciamo, cioè il suo obiettivo è fare soldi, ma nella sua testa non ha ben chiaro se diventare un criminale o un poliziotto. Per L'unico diventare suo staffer su un obiettivo è pero devi chiedere ad cioè, Ade. fare soldi e avere una bella vita, una Ok, vita agiata, va infatti. bene. Puoi fare quindi il criminale? Sinceramente no, non vorrei fare il criminale. Ah, oh, qualcuno che vuole Però fare il comunque criminale. dipende dalle dinamiche e dalle persone che conoscerò nel server. Ok. E bene, allora, Come ho detto, comunque il mio personaggio pa parte Va bene, dall'Italia. È Doretto. scritto, parte da Perfetto, Palermo. ok. Iniziamo con qualcosa del regolamento. Definizione di RDM e VDM. RDM, cioè uccidere una persona Sì, senza ricordamelo dopo, motivo. ma anzi, adesso lo chiediamo. VDM, Vediamo, lo uccidere una chiediamo a lui, vediamo persona se lo spiega bene. investendola, sempre senza motivo. Random Ok. deathmatch, vehicle, vabbè. Definizione di metagame. Metagame è usare informazioni prese fuori dall'RP, cioè fuori dal gioco, come su Discord, qualcuno che te lo dice. Ok, la definizione, secondo te, il metagame IC, che cos'è? Il metagame IC è il metagame in character, quindi quando ad esempio sei in una rapina, sai che ci saranno massimo due poliziotti, quindi esco e li uccido perché io so che da regolamento ci devono essere due poliziotti. Ok, oppure un altro metagame, esempio di metagame IC, quale potrebbe essere? Un altro metagame IC che mi può venire in mente. Riconoscere dalla voce? Non mi viene in mente un altro metagame in character. Ok. Guarda, Messina, continuate un attimo che mi vado a prendere la bottiglia d'acqua. Vai, vai, tranquillo. Che cos'è il Arrivo power subito. game? Usare meccaniche di gioco che nella vita reale non funzionerebbero. Vado in Ferrari sul Monte Ciliad. Vado in Ferrari sul Monte Ciliad, faccio rampe da 400 metri con la Panda. Senti, mi fai tre esempi di power game senza l'uso di veicoli o altezze? Senza l'uso di veicoli o altezze, ok. Usare animazioni nel fight. Cioè, ad esempio, c'è chi usa la capriola, nel frattempo usa la radio così sta alzato. Quello è un power game. Un altro power game potrebbe essere, sempre senza l'uso di veicoli. Fammici pensare un attimo. Non mi vengono molti power game in mente, non sono tipo che ne fa. A parte con i veicoli, che quelli sono i tipici, è quello della capriola con la radio. Quale potrebbe essere? No. Senti, solo in acqua ce ne stanno tantissimi, quindi mi aspettavo che mi dicevi utilizzare telefoni, radio e dispositivi elettronici in acqua. O Ok, no, mi non mi aspettavo veniva in mente. anche, che ne so, mangiare, parlare sott'acqua, bendarsi Ok, in rieccomi acqua, ragazzi. Per giocare su mangiare, Impero ho bisogno di queste esperienza cose sulla qua. T-Server. Ah, L'istruttore ok. No, non X8. mi Per venivano giocare in su Impero mente devi i avere power game un'esperienza nel minima senso almeno di un veicolo. mese all'incirca, cose così. E poi dopo Andiamo avanti. puoi fare la whitelist. Mi Andare come una sportiva sulla dici il montagna ad alta velocità, sì, certo. no L'ho già fear detto. definizione. Ok, rieccomi. Definizione di no fear, non avere paura. Cioè, mi puntano una pistola, gli sorrido in faccia senza avere paura di morire.
oppure vedo un agente di polizia allo sfotto senza avere paura della divisa. Comunque il non avere paura è il no fear. Mi fai 3 esempi di no fear senza armi o azioni illegali? Totò, quando vuoi venire, vieni. Ok. Vedo, che ne so, un burrone, mi lancio senza problemi, cioè non ho paura di cadere. Oppure, ad esempio, senza azioni illegali. Allora, quello che ho detto prima, quindi della divisa, cioè vedo un poliziotto e non ho timore della divisa. E poi l'ultimo potrebbe essere... Un altro no fear potrebbe essere... Una scommessa del tipo lanciati sotto un veicolo e cose del genere. Sarebbe anche un po' fail RP. E uno fear, un esempio di uno fear in cui ti trovi completamente solo, quale potrebbe essere? Il primo che ho detto, lanciarmi da un burrone. E altri esempi a piastra ora? Altri esempi di non avere paura? Esatto, altri esempi di no fear senza avere paura. Ho poca fantasia, ragazzi. In cui sarà solo, bello. In cui sarà solo, ecco. No, non saprei sinceramente, ragazzi, non mi vengono in mente. Beh, per esempio quando sei in cima ad un palazzo e non hai paura di cadere, stessa cosa della montagna. Sì, sì, è quello. Oppure quello che quando... Il non aver paura di cadere è quello che ho detto all'inizio, lanciarsi da un burrone, lanciarsi Dani. Da un palazzo, senza paracadute. Sì? Il tizio si è cambiato il nome. Chi? Quello di prima. No, no. Io sì, leggo... sì, fidati. Io leggo sempre Roman. Oh. Mo' ti mando tutto. Ok. In che senso? Sì. Vabbè, poi roba mi sfiga. Comunque. Vabbè, Dimmi tutto. Ok, andiamo avanti. Azioni free room, quali sono? Cosa sono le azioni free room? Totò criminale. Sono ad esempio. Sì, che ne criminale sono, strano. Un criminale buono. Una lotta fra gang. Sono le azioni quelle che avvengono nella mappa. Cioè in tutta la mappa, tranne che ai punti droga o alle rapine, giusto? Esatto, sì sì. Ma ok, ma quindi i punti droga cosa sono? I punti droga sono zone rosse. Ok, cosa sono le zone rosse? Le zone rosse sono quelle zone come i punti droga appunto dove si può sparare a vista. Ovviamente se si può evitare e fare un bel RP è pure meglio, però sono le zone... Dove ad esempio la zona della cocaina, la zona della meth, dove si ci può sparare a vista senza problemi. Ok. Quindi tutti possono sparare a vista nelle zone rosse? Cioè, le gang che stanno farmando, ad no, esempio, Wolf. Se vedono un intruso, gli possono sparare a vista tranquillamente. Poi c'è anche il disingaggio nelle zone rosse. No, ok, quindi tutti possono sparare a vista nelle zone rosse, ho chiesto. Sì. No, la polizia no. Ah, vabbè, ovviamente la polizia non può mai sparare. La polizia non spara mai per prima. La polizia non può mai sparare per prima, quello lo davo per scontato. Ma non tutto scontato in whitelist. Ah, no, no, va bene, va bene. Le zone arancioni quali sono? Le zone arancioni sono le zone affidate alle gang. Dove si possono trovare gli additivi per le droghe. Ok, ci sono quindi le zone affidate al cartello e alle fazioni, sì. Cosa puoi ripetere? Le zone affidate dal cartello alle fazioni, giusto? Esatto. E sì, le fazioni criminali del server, come vengono suddivise? In che tipi di... In che tipi Clan, di mafia e gang. Ok. E diciamo le zone safe invece quali sono? Ospedale, parrucchiere, negozio di vestiti, spawn...
Ospedale parrocchiale del respawn, ok, poi. Poi penso di averle dette tutte. La centrale di polizia è la zona safe? Semi safe zone. E che significa? Significa che se apro un ticket e chiedo il permesso a un admin posso tranquillamente attaccarlo. Magari per riprendere un mio compagno. E quanti criminali possono attaccare la centrale di polizia? 8 persone. 8 persone. E quanti poliziotti possono difenderla? 12. No, infiniti. Ah, ok. Che tipi di armi si possono utilizzare? Tutte le armi, se non sbaglio. E i caschi si possono usare? Sì, anche. Ok. E qual è un valido motivo per assaltare la centrale, secondo te? Cancellare i dati al database e riprendere il mio capo mafia. Oppure credo che questi siano i motivi fondamentali. O riprendere una persona a me fidata, cioè magari come può essere un mio... il mio capo, il capo gang, un boss mafioso. Oppure il cancellare reati al database, anche se non sono sicuro che in questa città si possa fare. No, ripeti un attimo. Allora, prendere una persona arrestata. Questo è il primo motivo. Ok, ma prendere una persona arrestata solo in caso di ergastolo. Esatto, vabbè, il caso di ergastolo posso andare lì e attaccare oppure aspettare il convoglio. Ok, però diciamo, ricordate che l'assalto al centrale lo puoi fare solo in caso di ergastolo, non attento, eh. Sì, no no, certo. Quando puoi lootare un poliziotto? Un poliziotto mai. E l'elicottero lo puoi usare in azione free room? In azione free room no, in azione free room no. E per rapire una persona puoi usare l'elicottero? Nemmeno. In realtà sì, entrambi sì. Puoi sia rapire una persona all'elicottero che usare l'elicottero in azione free room, in quanto la rapimento in azione free room. Ok, okay. Grazie per il follow, Matteo Twitch. Mi puoi spostare i corpi in azione? Cosa? Puoi spostare i corpi in azione? Sì, posso spostarli. E qual è la metrica di disingaggio nelle azioni free room? 100 metri. Conti? No. 300 metri. Mm-hmm. Poi nelle zone rosse, poi di droga? 500. Okay. 500. E in quali azioni illegali si possono utilizzare le armi automatiche? Sì, dato ragazzi, azioni illegali, cioè in quali punti droga ad esempio? No, in quali azioni illegali in generale si possono utilizzare le armi automatiche? Assalto alla centrale, poi rapine in banca, però tipo ad esempio alla Pacific. Ah, poi... manca la Pacific, sì. Poi ci sono altre... Parlando in ambito di droga, invece, quando puoi usare le armi automatiche? In ambito di droga, se non sbaglio, al processo cocaina e alla raccolta, che si possono usare le carabine. E se non sbaglio, avete l'oppio, che si possono usare l'SMG, le mitragliatrici. E anche la metanfetamina. Ok. E sì. Simon Delta White, se vi rapiscono con un elicottero, se vi rapiscono con un elicottero, io so che l'hanno rapito con quel mezzo, posso andare alla ricerca se non guardate più. Certo. Cioè, ragazzi, l'elicottero, se tu sai che l'ha rapito in elicottero, tu basta calzare l'elicottero, lo cerchi, lo insegui. Però vale la stessa cosa, tu non puoi andare in giro a cercare persone a random. Quanti punti droga ci sono in totale nel server? Nel server marijuana, cioè marijuana di bassa qualità, marijuana di alta qualità, cocaina, metanfetamina e oppio. Quindi marijuana di bassa qualità, marijuana, cocaina e oppio. Esatto. Metanfetamina e crack mancano anche.
la metanfetamina l'avevo detta, il crack non sapevo ci fosse. Ok. E quanti poliziotti possono partecipare in Azione Free Roam? In Azione Free Roam 8. No, 14 poliziotti e 10 criminali. Ah, ok, sì, sì. E che tipi di armi si possono usare in Azione Free Roam? Pistole. Tutte? No, le pile. Bravo, le Raptor! Ottimo! Cioè, no, tutte le berette, tutte le berette per noi e il Glock no, per no, la tutte polizia. Le pistole si possono tutte usare le pistole, in ok. E i caschi si possono usare in Azione Free Roam? No. Ok, e invece un poliziotto può essere corrotto? Sì, può essere corrotto con un ticket, però non puoi entrare in polizia con già l'idea di essere corrotto. Ok, il medico può compiere azioni illegali? Solo fuori servizio. E può essere armato il medico? In servizio? Sì. In servizio con un taser. Dopo quanto tempo ti ricordi se vieni ferito, cosa ti ha portato a ferimento? Dopo quanto tempo ti ricordi? Ok, sì. Se ti rianima un medico, cosa ti ha portato al ferimento? Dopo un'ora. E invece se risponi in ospedale, dopo quanto tempo? Non lo ricordi. E se fai slash ambulanza, arriva il medico nel PC? Non lo ricordi comunque. In realtà sì, dopo un'ora. Ah, ok. Sì, hai qualche domanda tu? Allora... mi dice la raccolta cocaina che armi si possono utilizzare? Le carabine. Per la polizia e per i criminali? Pure le carabine. Cioè si possono usare solo carabine nella cocaina. Le automatiche, insomma. Sì, sì. Le automatiche di grosso calibro. Che cos'è il permadeath? Il permadeath è quando il tuo personaggio muore definitivamente. Ok, quanti motivi ci vogliono? 10 motivi. Che tipi di perma conosci? Permadeath e permajail. Solo questi? Permadeath, uccisione, permajail, ergastolo. No, che tipi di permadeath conosci? Non ricordo. Vabbè, fa lo stesso. Ok. Si puoi sparare dal veicolo? No. Sarebbe power game. Ok, ma in nessun caso puoi sparare dal veicolo? Da fermo, se il veicolo è immobile. No, solo in caso di estremo no fear. Eh? Ah, solo in caso di estremo no fear. Giusto. E sì, rispondi in privato? Cosa? Sì. Ah, ok, parli con lui. No, no, va bene, va bene. Ok, sì? Sì, 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 sì. Ok, Feres, allora... secondo te com'è andata la whitelist? Potevo fare meglio, però ho dato molte cose per scontate. Infatti si è notato. È andata bene, secondo te? Bene, ma non benissimo. È andata bene abbastanza da passarla, quindi sì, è passata la whitelist. Perfetto, grazie ragazzi. Quindi te la sto aggiungendo, ti sto aggiungendo i tuoi ruoli. Mi raccomando, gioca bene, non fare cavolate. Grazie e ragazzi. E buona giornata. Anche a voi, arrivederci. Ciao. Bene, io andrò a mangiarmi qualcosa che tra poco esco che vado al mare. Perfetto. Quindi ci vediamo. Ciao. Ciao ciao. Ragazzi, uno ce l'ha fatta passare. Era altissimo il volume di sto qua, era altissimo. Non so come mi sono basso.
Come mai fare che ti piace? Ciao Dani. Ciao Mitra. Che è successo prima? Eh? Che è successo prima? Niente, uno ha fatto il furbo. Pensava di che avessi la live smutata. Meno male. Meno male. È entrato e ha fatto. Oddio. Sì, esatto. Esatto. Ehi. No, inizialmente mi fa. Adesso non corre in live, attento, eh. Inizialmente mi fa: guarda, io vorrei fare la live whitelist in live qui a qualcuno. E già lì. Messia mi scrive: mutala. Io l'avevo già mutata, no? Mi faccio: vabbè, io sono in live, quindi dai, iniziamo allora. Parla, iniziamo la definizione di RDM e VDM. RDM quando investi, iniziate a dire. Vabbè, quello è quello che hanno fatto pure con qua clip che hanno visto. Sì. Esatto. Quindi, ecco, purtroppo la gente non c'ha un cazzo da fare nella vita, va a fare queste povrate. Quindi, vabbè. Ciao, Kiwi. Nico XVI, grazie per il follow, che sarebbe tipo XV, quindi sono 15-17. Fare quello che si chiama Erca Babbaro che mi ispira, no? A me mi ispira di N-Word quello che si chiama Erca Babbaro, però comunque se n'è andato. No, a me guarda, a me tosto di non è mai successo. Ah, anche a me per fortuna. Allora, in realtà è successo una volta sola, ma tipo alla mia primissima volta. Vabbè, rimanto 4 ore, devi rileggere il regolamento e legare in prima a fare whitelist con me. Perfetto, quindi niente, non posso. Tutankhamon 333. I ragazzi hanno scommesso di me. Perché tu chi sei? Dani, ma per entrare nello staff solo per fare whitelist, che devo contattare? Devi contattare Ade, ragazzi. Nessuna esperienza RP. Muto la live, ragazzi. Ciao Don Camon. Guarda, purtroppo vedo che hai zero esperienza RP e devo rimanerti quindi 30 giorni e devi fare più esperienza RP almeno 30 giorni, ok? Purtroppo ho letto che hai scritto che non c'hai esperienza RP, no? Tu hai zero esperienza RP. Esatto, è per questo motivo che purtroppo sempre noi non whitelistiamo persone che abbiano zero esperienza RP. Quindi tu fai un'esperienza RP di almeno un mese, guardate, ti rimando di un mese esatto, e poi torni e puoi fare la whitelist qua, ok? A posto. Ciao. Perfetto. In che senso, quali sono i requisiti per fare lo staffer? Beh, giocare da un po' di tempo e poter, diciamo, permettersi, diciamo, di fare lo staffer, ragazzi. Essere maturi e cresci, cioè, bravi. Non aver mai fatto. Ah, Fere, sì, penso di sì, abbiano scommesso. Sì. Abbiamo fatto il. Cosa? Abbiamo fatto il pronostico. Ma l'esperienza RP bisogna entrare dentro un server RP. No, non per forza dentro una VL, dentro un server VL. Alibaba è tornato. Adesso vediamo un attimo se spostiamo pure lui. E che babbaro, vediamo un attimo un po'. Immaginate di passare con le basi del roleplay per fare esempi su roleplay. Ma che cazzo significa? Non è andato così tanto tempo. Vabbè, comunque. Ce lo spostiamo un po', vediamo un po' cosa fa. Mutro live sempre. Ciao. Sì, distruttore. Vabbè, ma l'hai mandato già uno? Sì, lo vedo. Va bene, e comunque, l'hai ripassato?
No, non serve, non serve. Comunque, sono in live. Un problema se facciamo la white in live. Perfetto, ok. Allora, tipo, hai ripassato il regolamento? Ok. Iniziamo dalla definizione di VDM e RDM. Allora, VDM è quando praticamente uccidi una persona utilizzando un veicolo senza motivo, e mentre l'altro è uccidere una persona sempre senza motivo, però non con un veicolo, con a pugni o che sia con un'arma. Ok, definizione di no fear. Allora, praticamente no fear è fare un'azione, cioè comportarsi in un modo surreale, per esempio se ti puntano una pistola e non hai paura, oppure stai in cima ad un palazzo, vicino al muro. Vicino stare a attraversare l'autostrada senza magari fare una, come si dice, una scenetta, per esempio. Ok, mi fai degli esempi? Sì, appunto, ti ho detto magari, che ne so, ti puntano una pistola e non alzi le mani, non hai paura e fai finta di niente, oppure stai vicino alle rotaie del treno, appunto, sempre, anche trollando magari, comunque fare scene. Non comportarsi in modo reale, diciamo, davanti al pericolo, comunque davanti a un'azione di RP. Ok. Mi senti Sì, oppure? ti Ok, sento. perfetto. Sto Però un dopo attimo. se vuoi sapere altro, non so, No, dimmi no, stavo pensando se vuoi un qualche altro attimo. esempio. Ok. Definizione di metagame. Allora, metagame praticamente quando utilizzi informazioni prese al di fuori del gioco per comunque portarti qualche tipo di miglioramento o comunque per utilizzandolo in RP. No, ripeti? Ok. Quando prendi informazioni al di fuori, come può essere da una chat o comunque da Discord, da un messaggio e lo utilizzi nell'RP. Va bene, ok. E il metagame IC che cos'è? Il Scusami? metagame IC che cos'è? Metagame IC, adesso mi metti un attimo. È quando utilizzi informazioni all'interno del gioco, però comunque chiedendo di cose al di fuori del gioco? No, diciamo quando utilizzi le conoscenze OC per fare metagame Ah, sempre stando in RP. Per esempio, sai farmi qualche esempio? Di quello che mi hai detto tu adesso, Sì. magari prendere un'informazione da Discord, da un ragazzo, e per sapere chi è stato ad ucciderle, poi tornare No, quello là è un metagame in città. normale. Questo qua è un metagame normale. Allora guarda, ti dico come adesso un esempio dell'altro non mi viene, ti dico la Vabbè, verità. l'esempio metagame IC è per esempio riconoscere persone mascherate attraverso la voce che in pratica la conosci OC ma non conosci in RP la voce Ah, magari perché è mascherata. ok. Jack, ciao, buon pomeriggio. E invece ora parliamo un attimo del Power Game. Te l'ho già chiesto, no? Power Game, Power game definizione. no. Power game sono praticamente azioni non consone alla Miguel Duro Lax, circostanza. grazie per il follow. Per esempio, salire su una montagna con una macchina con utilitaria è una scena surreale. Oppure comunque anche andare su una strada di montagna a 100 km/h Ok, un con esempio di power una macchina. game senza veicoli o senza dolore del personaggio, me lo fai? Per dire portare troppo cibo è sempre power game. Oppure correre con corpo mentre lo stai Tra carriando 4 anni vengo a fare è una la guerra. scena surreale perché col peso di una persona sulla schiena non correresti.
Ok. Oppure anche andare in giro saltando, non so se è inteso sempre Power Game. Sì, oppure... è giusto, giusto. Ok. E quanti criminali possono partecipare in azione Free Roam? 8 mi sembra. No, 10. Quanti poliziotti invece possono partecipare a un'azione Free Roam? Quello mi sembra 12, ma non so. 14, sono cambiati. Ah, ok. Allora si vede. Grazie per il follow, Dani ERT. Benvenuto sul canale. Perché era rimasta 8 e 12. No, erano chiamato 10 e 14. Che tipi di armi si possono utilizzare? Armi non a canna lunga e non armi illegali. No, tutte le pistole in realtà. Ah, ok, solo pistole. Pensavo. Ok, pensavo anche coltelli e ste cose. E le zone rosse quali sono? Allora, ragazzi live, dai, consigliatemi rosse, domande da fare, ragazzi live, dai, su consigliatemi domande da fare, che così vediamo un po' le nostre domande. Le zone rosse? Al di fuori di queste? No, le zone rosse sono i punti di raccolta e processo droga. Questo mi sono confuso. Si può sparare a vista tranne la polizia. Sì. Dopo visto, qua, cioè, vedevo anche che si poteva fare omicidi e vabbè, fine, si poteva sparare. Questa qua comunque questa qua comunque è la zona rossa. Le zone arancioni invece quali sono? Le semi safe. No, non ci siamo, neanche questa. La zona arancione è la zona assegnata dal cartello che ha le fazioni criminali del server che devono difendere e tenere come loro proprio territorio. Quali sono le fazioni? La parte che sta qua un po' delle azioni legali. Però è importante. Sì. Quali sono le fazioni criminali del server? Come vengono definite? In quali gruppi vengono divisi? Gang, clan e mafia. Ok. Guarda, Cavabaro, c'è un po' di difficoltà nella parte illegale, ho visto. Purtroppo non possiamo andare avanti. Ok, ok. Quindi ti devo rimandare 24 ore. Vai, va bene, va bene. Va bene, 24 ore e poi puoi tornare a fare la whitelist. Passati la parte illegale delle zone, ok? Va bene. Buona giornata. Ciao. Ciao. Ragazzi, purtroppo non ce l'ha fatta. Mi prendi in pula che devo schiacciare con Pentolazzi. Non ci sta Pentolazzi. Non gioca attualmente. Senti una cosa, posso cambiare il nome del BG? Ho appena fatto la UL, ma non sono entrato nel server. Teoricamente no, Tusino. Su di questo lo sposo e dico, guarda, sentiti con Andre, perché io non puoi stare in attesa con tutto il tempo. Oi? Ciao, guarda, ti consiglio una cosa. Notate di farla con Andre, scrivili in privato e chiedili quando è disponibile, senza stare in attesa ore e ore. Perfetto, allora intanto invece di stare in attesa, chiedili a lui quando c'è e ti metti in attesa, poi ti sposta lui, ok? A posto. Se gioco ha detto che ricomincia a giocare. Fai il bando in polizia. Tocca dare 50 euro in DM per le whitelist. Addirittura. Non c'è più nessuno. Sono scappati tutti.
Sì, ogni poco VL, già. Bene, bene, come messo letto, letto, perfetto. Ok. Ciao Toto, a dopo, grazie per aver spammato i messaggi, ci vediamo. Oh, Naza. Ciao. No, Naza. Che due palle sti limiti di età e voce. Sì, purtroppo. Mettiti in attesa e controlliamo ninja albanese. No, non puoi dirla. Sei quella lì brutta, cattiva. No, no, quello sì, potete dirlo. Ma per il colloquio, per diventare poliziotto, dove bisogna studiare? Non si devono studiare, ragazzi, bisogna semplicemente essere preparati un minimo sulla polizia. Quindi preparati un minimo sulla polizia e poi sei a posto. Bah. Bene, bene. Comunque ti chiedono delle cose e poi al massimo te le fanno imparare comunque dopo le cose. Ho fatto 3 mesi da questa unità, secondo me mi andrà. Secondo te come andrà il colloquio per l'SPD? Secondo me andranno bene, spero, chi lo sa. Comunque ragazzi, io che dire, io adesso. Ragazzi, io adesso vi lascio perché ho da fare delle cose. Vi lascio ragazzi ora perché devo andare. Sto qua, se non vuoi che scompletta da fare non ho tempo, quindi. No, è lunga da fare questa. Ragazzi, io devo lasciarvi. Vi lascio. Ci vediamo in un'altra live. Forse più tardi ne starto un'altra. Vi lascio da Ninja. Vi lascio. Così continuate a vedere la staff. Diciamo, continuate a vedere la polizia d'impero. Lo stato d'impero. Quindi vi ringrazio tanto per essere con me. Vi ricordo
che ogni giorno per mare faccio una live, quindi seguitemi, attivate le notifiche e ci vediamo nella prossima live. Simo, stai tranquillo e dai che passi. Grazie, io vi saluto e ci vediamo nella prossima live. Ciao!